Oltre ai nuovi top di gamma XZ1 e XZ1 Compact, Sony aggiorna anche parte della sua fascia media con XA1 Plus, che si va a affiancare ad XA1 e a XA1 Ultra che abbiamo conosciuto al Mobile World Congress di Barcellona. Il nuovo XA1 Plus di fatto si va a posizionare proprio in una zona intermedia tra gli altri due XA1, perché abbiamo un display da 5,5 pollici, XA1 è da 5, XA1 Ultra invece è da 6 pollici, ed è uno smartphone che ci consente di entrare immediatamente in contatto con tutta la tecnologia di Sony anche per ciò che riguarda la parte fotocamera, quindi la parte di imaging, perché abbiamo il sensore da 23 megapixel Exmor, quindi un sensore davvero molto molto evoluto in uno smartphone che ha un costo d'acquisto che è nettamente diverso rispetto a quello dei top di gamma. Sì, è vero, perdiamo qualche caratteristica, tipo la possibilità di avere la certificazione IP68, quindi la impermeabilizzazione e la resistenza all'acqua, agli agenti atmosferici, ma chiaramente c'è da sopportare qualche compromesso anche in ragione di una riduzione di prezzo. C'è però tutta la tecnologia di Sony anche in questo smartphone, soprattutto appunto in questa fotocamera che resta estremamente evoluta. Non da meno anche la parte tecnica, che può contare anche sul processore MediaTek Helio P20 e con ben 4 giga di memoria RAM e 32 giga di memoria integrata, che al solito si possono anche espandere con supporti micro SD. Abbiamo quindi una scheda tecnica importante, ben funzionante, e uno smartphone costruito anche in questo caso con degli ottimi materiali e un design che è sempre facilmente riconducibile a Sony, molto ben identificabile, e una sensazione di prodotto di grande qualità. Anche questo nuovo XA1 Plus dovrebbe arrivare a brevissimo sul mercato, e vedremo anche di provare rapidamente questo nuovo medio di gamma di casa Sony. Per il momento ci fermiamo qui con le anteprime di Sony, con i nuovi prodotti di Sony, e vi rimandiamo ai prossimi video.